La gara di mountain bike più massacrante che esista nella Sella Ronda Hero disputata oggi, fango, neve e dislivelli proibitivi. L'inviato Massimo Mignanelli. Cosa è che ti mette paura? Forse la durata della gara, insomma, la stanchezza che posso sentire alla fine. La paura, diciamo, di non poter riuscire ad arrivare in fondo. 1200 km di aereo e 400 di macchina e 87 di bici oggi. Siamo masochisti. Oltre 4000 partecipanti tra atleti ed amatori provenienti da 40 nazioni hanno affrontato la quinta edizione del Sella Ronda Hero, definita la competizione di mountain bike più massacrante al mondo. Perché si viene dal Sudafrica? Sono venuto qua perché questa è la più difficile maratona che ci sia. Sul tracciato dolomitico, l'inverno, meta di milioni di sciatori, oggi sono i bikers a cimentarsi con ben altri ostacoli. 5 cime, dislivello 4300 metri, quindi di salita, neve, terreno scivoloso, fango. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Fin dove vado, vado, limite spingo. Intanto Selva di Val Gardena e la sua giovane Iro si sono guadagnati i campionati mondiali del 2015. Le Dolomiti sono un'attrazione naturale mondiale, fa parte del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO e quindi è stato riconosciuto questo e è stato anche determinante nell'aggiudicare i campionati del mondo sulle Dolomiti.